Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Bello, bella zona. Guarda, Michela, un minuto fa eravamo in autostrada, in mezzo alle macchine, al caos. Quello suonava, bi, 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 bi. Tutti lo passavano. Guarda, siamo in aperta campagna. Guarda che bello. Il Mugello, questa è la famosa zona del Mugello, la fattoria di Firenze la chiamavano, sai? E i medici, se non sbaglio, anzi non sbaglio, c'ho proprio ragione, erano proprio originari da queste parti. Quando sono andati al potere, zac, si sono voluti riappropriare di queste terre, che sono belle ricche. Chiamali stupidi. Capito? Fantastico. Guarda che meraviglia, guarda che... Oh, guarda là, fermati. Fermati, voglio vedere quella villa, bellissima, fermati. Fermati! Un attimo, dai, voglio scattare una foto. Questo è il telefonino, non sono scordato. Scusa, ma questa è Villa Medicea, ma lo sai quanti stanno di queste nel Mugello? Ho capito, ma questa è Villa Cafaggiolo. E qua, sai chi ci ha passato l'infanzia? E chi ci ha passata? Non lo so io. Lorenzo De Medici, Lorenzo il Magnifico. E poi sai chi ci veniva a fare dopo? Ci veniva a parlare con Piccola Mirandola, parlavano. Quello era Simbo De Medici, sei palle. Sai perché? Perché? Manco io lo so, non lo so. Facciamo un bel giro? Dai, andiamo a vedere un po' tutto. Andiamo a vedere anche lì il... Come si chiama lì? Il circuito del Mugello. Sì, dai, però iniziamo da Scarperia, eh? Scarperia, perfetto. Sì, dici porto io. Alla grande, deciso, confermato, aggiudicato. Stiamo facendo, già prima. Stasera vieni a cena con me? Quanto può venire a costare un coltello dell'amore? Può arrivare a costare 1.300 euro. Immagino. Grazie, Nicola, di combattere. Grazie ancora, grazie. Veramente. Ma che stai a giocare? Dei mattoni, guarda un po', ce lo voglio io. Col tacco li porti avanti. Un attimo, questo gioco è tradizionale. Sì, è un gioco tradizionale che viene fatto in occasione dell'8 settembre per la nascita del paese di Scarperia. In quella sera vengono fatti dei giochi medievali. No, non fa per me. E uno di questi è il gioco del mattone. Questo è un gioco medievale, com'è che funziona? Io avrei questi due coccetti. Funziona e deve portare da una parte all'altra della piazza questi mattoni. Per... No, scusi, come ti chiami? Lorenzo dei Medici? No. Sei un ragazzo di campagna? Sì. Bravo. E poi che altri giochi fate durante Oltre al gioco del mattone abbiamo il lancio dei coltelli. E quei pali lì? Quei pali è un altro gioco che è il palo della cuccagna. Sì. Viene messa una bandierina quasi sulla vetta del palo e uno si deve arrampicare. Quello che sale di noi è infortunato, non ce la fa stamani. Chi è che si riesce a fare con la cuccagna? Prova tu, dai, ce fa. Beh, dai, se lui vieni qua. Vieni qua. Che spettacolo. Visto? Mazza che bravo. Bravo. Michela, Gianfranco, vi stavo aspettando, sono la vostra guida. Ciao. La guida, ciao, altro Elena. Che guida, stasera vieni a cena con me? Ci porti tu in giro per Scarperia? Sì, va bene. Ciao. Ciao.
Scarperia è nata nel 1306, quindi per volere della Repubblica Fiorentina. Quindi si tratta di una terra nuova che serviva alla città di Firenze per difendere i propri domini. E perché proprio qua si fanno i coltelli, le spade? Perché Scarperia era situata proprio su una lunga via transappenninica che era ovviamente favorita per gli scambi commerciali. La via del gioco? Esatto, esatto. Tutti quegli stemmi su questo palazzo che mi sembra toscaneggiante proprio. Ma proprio Firenze sembra questo. Sembra proprio Firenze. È copiato uguale. Abbastanza. È lo stesso progettista del palazzo della Signoria di Firenze, Arnolfo Di Cambio. Infatti l'ha fatto con elementi più poveri forse. Sì, certo. Birbacione. E praticamente il Palazzo dei Vicari è il fulcro del centro politico amministrativo di Scarperia. Questi sono gli stemmi dei vicari che dovevano lasciare proprio per traccia della loro presenza nel Palazzo dei Vicari. E ce ne sono di moltissimi, sono sia scolpiti in pietra che addirittura realizzati in terracotta e in vetriata. Tutti questi affreschi, Elena? Tutti questi affreschi sono quelli lasciati da tutti i vicari che si sono succeduti qui nel palazzo. La Scarperia è appunto importantissima per i coltelli. Assolutamente. Prima per le spade, adesso continua questa tradizione dei coltelli. Sì, soprattutto per i coltelli più da collezione, però anche per quelli di tutti i giorni. Sì, benissimo, io vorrei andare a vedere uno. Anche, sì. Eh? Sì, vengo. Fantastico, andiamo. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Ciao, chi è là? Buongiorno. Come ti chiami? Fabio. Ciao Fabio. Fabio, sei rimasto uno dei quattro qua a Scarperia, uno dei quattro a fare coltelli. Sì. E come mai solamente... Quanti eravate all'inizio? Tutta la via di Scarperia era piena di artigiani e coltellerie. Ogni finestra, ogni porta c'era una coltelleria. E tu dove hai appreso questa... Io ho iniziato a 12 anni praticamente a fare coltelli, a maneggiare il primo ferro, corno, mi divertivo fino a 5 anni fa dove... Abbiamo intrapreso questa volontà di provare a rifare il coltello come 100 anni fa, come un secolo fa. Ce lo fai vedere? Certo! Prendiamo i modelli e cerchiamo di capire se con la punta di corno ci viene... C'è la misura giusta? C'è la misura giusta. E appoggiamo la lama sull'acciaio. Una volta fatto questa operazione... Una volta fatto questo, arrivati a avere l'uomo della lama... vanno temperati, vale a dire quello che dà la consistenza e la durezza all'acciaio. E poi si assembla, questa è la lama. Tu mi aiuti un pochino, mi stringi la morsa. Sì. Vai. Ancora. E questo è il coltello... diciamo montato prima... e dopo va rifinito e diventa questo. E questo tu te lo porti in campagna per affettare il pane. Sì. Senti, e invece i coltelli dell'amore quali sono? Il coltello dell'amore non aveva un utilizzo, era soltanto un coltello che aveva dei valori simbolici che veniva regalato dalla futura sposa, al futuro marito. Però agli innamorati non glielo diamo con le punte. Quanto può venire a costare un coltello dell'amore? Può arrivare a costare 1300 euro. Questa è l'azienda Bolli? Azienda Bolli. Di papà? È la storica fattoria Il Palaciaccio. È una bella aziendina. Certo. Scusa, è quello... Oh, siete uguali? Chi è quello? Lui è mio fratello, Francesco. Salve, buongiorno. Francesco. Buongiorno. Cioè, siete due gemelli. Ma che trasformazione fate? Noi dal latte in bottiglia dal litro intero pastorizzato, yogurt, gelato, ma siamo specializzati su formaggi freschissimi, quale ricotta, raveggiolo... che è un formaggio tipico dell'Appennino toscano-emiliano, stracchino, robiola e poi partiamo con la gamma di formaggi freschi, semistacionati e stacionati. Ma qui c'è un formaggio un po' particolare. Sì, noi come fiore all'occhiello della nostra produzione produciamo il Gramucciale Ubaldino. Viene stacionato sotto una torre ubaldina del XII secolo. Prego. Eccoci. Grazie. Qui c'è le grotte Ubaldine. Alle grotte Ubaldine.
Carlo, ecco la famosa Grotte Ubaldina? Sì, eccoci nelle Grotte Ubaldine del Palagiaccio, della storica fattoria del Palagiaccio. Gran Mugello Ubaldino. Il legno sembra una stupidaggine, secondo quale legno è, ti dà il profumo anche alla forma. Lo sapevi sì, questo? Sì, sì. Ecco, sì. Questa è una cosa molto importante. Come ti chiami? Buongiorno, Simone. Simone, ma che operazione stai facendo? Sto mettendo l'olio sulla forma. Olio? Sì. Olio extravergine. Olio extravergine di oliva IGP toscano. Si usa noi per massaggiare la forma almeno una volta a settimana, facciamo questa procedura per conservarla all'interno della grotta, essendo un ambiente naturale. E lo conserviamo con un prodotto naturale. E per quanto? Per questo quanto... per il periodo che rimangono a stagionare nella grotta, ovvero minimo 12 mesi. E come potete vedere, una cosa molto importante, sono forme che oscillano tra i 6 e 8 kg. Noi, essendo artigiani, ogni forma è diversa dall'altra. Come... Sì, sì, ma è un po' la caratteristica, lo caratterizza, ecco, ecco altre. Questo quanto costa il chilo? Questo è a un bel prezzo. Al chilo, si va sui 27 euro al chilo. Questo è latte solamente di vacca, solo delle di vacca. Tue vacche? Latte vaccino. Ma questa lavorazione dell'olio, perché? Che funzione ha? Ha una funzione di protezione da acari e ragni, perché essendo in un ambiente naturale ci possono essere questi insetti, questi ragnettini. Scusa. Il profumo dovrebbe essere buono. Viene apprezzato dal tuo pubblico. Questa è una forma che addirittura vengono prenotate un anno prima della vendita, dell'uscita della forma. Mi fai sentire? Lo assaggiamo? Sì. Ok. Buono. Scusa, io volevo prendere questo latte, questo yogurt. Subito. La signora mi voleva fare questo dolce a cucchiaio strano. Eccolo. Questo è appena munto. Latte pastorizzato? Intero pastorizzato. E questo è yogurt? È lo yogurt. Lo yogurt. Sì. Com'è fresco. Chissà, sarà contenta che lo porto. Buongiorno. Buongiorno. Ciao Michela, ciao. Beh, io so che qua Scarperia non sono famosi solamente per i coltelli, bene, ma anche per il cuoio. E qua è una grande tradizione che viene da Firenze. Firenze, sì. Quindi qual è la vostra peculiarità? La nostra specialità è fare solo scatole in cuoio. Però adesso vorrei sapere quali sono i vostri clienti famosi, perché mi hanno fatto dei bei nomi qua. Ho sentito parlare addirittura di Obama. Sì, Vasco ultimamente è stato forte, ha fatto un album fotografico per Obama circa 9 mesi fa. C'è lo stemma proprio degli Stati Uniti, mi ha mandato, ho fatto l'album grande e poi ho inciso la pelle e l'ho incastrato dentro. Bravo Vasco, ma sei troppo forte! Persone lavorate qua dentro? Ora siamo in 8. E fate tutto, tutto da soli? Sì. Vogliamo vedere una scatola? Cosa, cosa possiamo fare assieme? Possiamo costruire un portabiglietti, un portabigliettino da visita. Un portabiglietti da visita, perfetto. Ora si trasferisce qui alla scarnitrice. E cos'è la scarnitura? Questa è una spaccapelle, insomma. Una praticamente bisogna assottigliare la pelle. Da 1,5, 1,6 a 0. A questo punto la pelle che è stata scarnita viene bagnata. È stata bagnata con acqua. Bagnata con acqua si scurisce ovviamente. Esatto, bagnata con acqua. Poi prendiamo la forma di legno, perché ogni oggetto ha una forma di legno. Viene montato. Montate la pelle attorno al portabiglietti. Esatto, esatto. Se si fa da asciutto non prende la forma. E qua avviene un'ulteriore scarnitura della pelle. Sì, questo è un lavorino che per impararlo 10 anni non sono sufficienti. Oh. Questo sta facendo lui, eh. E da quanti anni è che chiudi scatole? Io sono 17 anni che chiudo scatole con il signor Vasco. Rompi le scatole, guarda, 17 anni. Sì, sì, 17 anni. Allora, adesso siamo pronti per la chiusura. La colla usata è pasta vegetale, non viene usato mastici, solventi, ma è tutta è colla vegetale. È una colla naturale, naturale. Fatta con...
fatta con la pasta di riso. E quindi non ci sono cuciture? Niente, infatti, diciamo così, la caratteristica del coglietto fiorentino è che non ci sono cuciture. Cioè, è un altro mestiere quello della pelletteria. Tutto quello che è cucito è pelletteria. È un altro lavoro. Passiamo ad un altro processo. Qua sì, siamo? Qui siamo, da Andrea e Teresa. Andrea sta lavando il pezzo, cioè lo sta pulendo dalla colla che è uscito facendo quel tipo di lavoro. Teresa invece con aniline all'acqua sta colorando. Viene dato tre mani. Adesso andiamo alla spazzolatura. Questa è l'ultima fase. Alla spazzola diamo cera carnauba. Carnauba? Per sgrossare. Poi la cera carnauba per lucidare. Ecco, cera. And my heart is very sure. No one else could love you. Senti, già il pezzo rispetto a com'era, vedi? Certo, ha già cambiato. Certo. Sai, mi sembra lei i denti quando va a fare. Dentiere, sì. Ciao ragazzi! E questo cos'è? Una dentiera? Che cos'è? Questo è un borsellino attacco. Ah, sì. un borsellino. E ce l'ha un borsellino da darmi? Uno rosso, vorrei fare un regalino. Ora, a Gianfranco. Dare il regalo sarà dura, però si può fare un'eccezione. Rosso come le scarpe, con la nostra macchina. Perfetto, ecco. Perfetto. Un portamonete. Lui sai, mi chiede sempre i soldi per il caffè. Dice, non c'ho le monete, c'ho un portamonete. Eccolo qua. È un furbetto, è un furbetto. Furbetto, sì. Buongiorno, buongiorno. Eccoci. Luisanna, ciao. Chef importante, no, autrice, no, televisiva. Chef. No, sì, chef. Cuoca. Beh, sei di una serie televisiva, insomma, non del tutto indifferente. Vero? Insomma. Il club delle cuoche. Vai. Scusami. Dilla. Guarda, io ti ho portato dalla fattoria latte e yogurt freschissimi. Era allora tu arrivassi e qui guarda, ho quasi finito un limone, dimmi te. Senti, io Dilla. Dovrei mettermi seduto e farti tante domande. Allora, siamo nel Mugello. Sì. Questa terra così. Ma com'è bello questo posto? È bellissimo perché è a cavallo tra due grandi città storiche, hai Bologna ragione, e Firenze. Hai ragione. Oh, ma qui sono nati i medici, non te lo dimenticare. Sì, quelli che hanno fatto. Beh, quelli che hanno fatto ormai è passato. Che storia vecchia. Parliamo perché ragione. Scusa, il tuo dolce si riferisce all'anno del dopoguerra, dunque i medici neanche l'hanno mangiato. No, infatti, anche secondo me. Lo vedi. E poi l'ha chiamato un dolce strano, maialoso. Maialoso? Perché? De corsa poi. Perché de corsa? Da rincorsa, no, questo però. Adesso non è più da rincorsa, è solo maialoso. Perché io quando mi hanno chiamato, dice vieni a fare un dolce a Vissani, dico sì, ce n'ho uno molto buono e si fa con latte condensato. Allora io ho pensato, arrivo lì da Vissani con un bel tubetto di latte condensato e lui piglia e mi rincorre. Si prende 2 etti e mezzo di zucchero a velo, questo è un po' meno perché chiaramente noi lo facciamo. Hai preso il latte mio, spero, sì. Preso il latte suo, meraviglioso. Dai, piglia la frusta. Piglio la frusta, sì. Chef. Vai, fammi vedere. Allora, con 250 grammi di zucchero ci si aggiunge 200 millilitri di latte fresco. Sì. Si gira. Sì. E un pezzettino di burro. Burro. Perché di grassettino nei dolci ci vuole, vero? Sì. Non vorrei adesso troppo. Ecco, troppo. E lo metti, diciamo, non farlo bollire. Lo porto a ebollizione, poi lo faccio sobbollire per 10 minuti. Non Ma bollire. Lo rovini. Basso basso. Tu hai messo 10 minuti. Zucchero a velo, l'hai e portato un pezzettino di burro. E l'hai portato a bollire. Ok. Basta. Poi lo faccio raffreddare e diventa questa meraviglia allora, qua. Benissimo, hai portato il limone grattugiato, sì. La parte esterna e la parte gialla. Sì, hai ho fatto strizzato e ora taglio questo perché non mi piace buttarlo via. Invece se tu lo fai a pezzettini piccinini e lo cuoci, sì. Con un pizzico, un po' di zucchero e un pochino d'acqua, viene una specie di confetturina di sì, buona, melatina. Buona. Che buona. Dici? Buonissimo. Ok. Infatti. Marco Messeri è tuo marito e lui è un bravissimo attore. Cioè, se la cava, sì. Cioè, che cosa dice di questo tuo mestiere così? Cosa dice? Lui è un pochino... No, dice tutto il bene possibile. Certo, dice, da quando io faccio la televisione a casa si mangia sempre peggio, lo so, lo so. Ora, un paio di cucchiai di zucchero. Zucchero e
si cuoce bassa bassa, così. Sì. Bene? Vai. A fuoco basso. Eccola qui l'acqua. Bravo. Così? Sì. Basta? Va bene, ecco, benissimo. Questo yogurt. Sì. Aiuto. Senti il profumino. Buono, sì. Buono. Bello denso va preso, eh? Cremoso. Cremoso. Sì. E lo si mette qui. Allora, in questo latte condensato metti la buccia di limone. Metto la buccina grattugiata. Allora, poi ci si mette zucchero di limone. Sì. Ecco, questo è un dolce parecchio limonoso. Ah, limonoso, eh? Però a fine pasto è perfetto. Giusto. Allora, fa digerire. Poi? Ma non è troppo dolce, eh? Aspetta. Sugar. Praticamente lo aggiungi qui dentro e poi? Poi ci si mette delle altre cosine. Ecco. E ora si mescola. Come ecco. Deve risultare? Deve risultare al cucchiaio. Mi sa che io ci ho messo già un po' troppo. Lo lasciamo un po' in frigorifero? Sì, lo lasciamo un po' in frigorifero così lui si ri. E si ri. E quanto tempo? Oddio mio. Un'ora? Questo poi tu ci metti le buccine, le buccine, sì. Tu ce lo puoi mettere sopra, bellino così. Sì. Poi ci puoi mettere un pochino di miele. Proprio un filino, eh? Certo, se fosse quello di castagno marrone si vedeva un po' di più. E poi io ho sbriciolato qualche biscottino. Ecco, io direi che, signori, il piatto è servito. Dolce maialoso da rincorsa. 250 grammi di zucchero a velo. 200 ml di latte, una noce di burro, zucchero, 300 g di yogurt bianco, miele, biscotti. Sbattete con una frusta lo zucchero a velo, il latte e il burro e bollite a fuoco basso. Tagliate la scorza di un limone, spremetene il succo e tagliatelo a pezzettini. Cuocetelo insieme a 2 cucchiai di zucchero e un po' d'acqua. Aggiungete al latte condensato la scorza e il succo di limone. Incorporate il tutto allo yogurt. Fatelo raffreddare in frigo e servitelo guarnito con i pezzetti di limone caramellati, miele e biscotti sbriciolati. Lo posso assaggiare questo assaggio? Sì. Detto via. Buono. Buono. Buonissimo, sì. Si sente lo yogurt, si sente l'aspro del limone, che direi che è buono. Scusa, c'è il limone qua. Ah, vedi. Senti, io un piccolo consiglio. Sì. Tu sei capace a fare il gelo? Gelo di limone? Gelo di anguria, gelo di... Poco. Però il gelo... Però imparo. Bravissimo. Lo possiamo servire come antipasto. Ah. Facciamo un gelo, che adesso è il momento, di carciofi sotto. Carciofi. E sopra ci mettiamo questo. Con tutto sto zucchero? Sì, perché è carciofo amaro. È vero. Questa qui metti solamente una leggera patina e questi cantucci sbriciolati proprio messi sopra, bravissimo. Fai il gelo di carciofi e questa cosa quindi di... Viene un verde, bello. Bello, vero? Accidenti, questa te la copio. Qui siamo a Ponte a Vicchio. Sì, però io un po' di chilometri... Siamo nel Mugello, in questa terra sconfinata dove i pistoleri dettano legge. Vabbè, non è... Giocare, visitare, mangiare, arrotare, cucire, scherzare e viaggiare. Il Mugello ci ha accolto nei migliori dei modi. Adesso preparatevi a emozioni forti. Siamo arrivati al Mugello, eh? Sono emozionato. Pensa, è il più grande circuito al mondo, uno dei più grandi. Allora, da che parte andiamo? Paddock o view in area? View in area, come hai detto? We'll be right back.
bene? I vestiti? Tutto bene, benissimo. Ciao, buongiorno, ben arrivati. Direttore! No, direttore, no, Riccardo! Ciao, Riccardo, Riccardo, come stai? Benissimo. Io sono un po' emozionato. Ci credo. Qui siamo in un luogo mitico, in un luogo dove si sono scritte pagine di storia, quasi leggenda del motorismo. E quindi, non è vero, sei felice, sei in un posto bellissimo. Ma quando è nato questo circuito? Questo circuito è nato nel 1974, quando l'Automobile Club Firenze decise di costruire un circuito permanente passando dal circuito stradale. Eri bambino, eh? Avevo qualche capello in più, diciamo. Nel 1988 l'ho acquista la Ferrari, è cambiato tutto. Una nuova tribuna, nuovi box, una sala stampa. La pista però è rimasta uguale. Sono 5 km e 245 metri di pura libidine. Noi abbiamo ospitato 26 volte il Gran Premio d'Italia e il Gran Premio di San Marino. Per 5 volte il Mugello è stato eletto il miglior circuito del mondo. Lo sai qual è il problema? Dimmi. Che sta il Mugello. Quindi? È in Toscana. E quindi è un valore aggiunto nella bellissima Toscana. Io non vi devo raccontare, io non lo so. Vorrei che voi provaste. E qual è il mio? Che ne so. È questo, bravo. Scusa, eh? Scusa, ma voi siete tutti tutati, no? Sì. La schiena. No. La schiena. I ginocchieri, i gomiti. Ma voi avete che fatto un corso di guida sicura? Sì, siamo due istruttori, due primi istruttori in Italia. Ah, i due primi istruttori di guida sicura? C'ho le orecchie che mi fanno un dolore. Riccardo, qua ci stanno controllando tutti. C'è l'ambulanza, hai una doppia c'è il rianimatore, c'è l'ambulanza, tutto. C'è tutto. Abbiamo tutto, abbiamo tutto. The train is riding. Si parte, When we were school kids. Hey, the rails are caught now. Tutta l'hai fatto al massimo? Ecco. Questo punto qui è un punto molto difficile. Ma da te a quanto capito di farlo? Lì si arriva a scollinare a 160, 170. Miguel! Grazie, veramente una grandissima e una bellissima emozione, vero? Gianfranco? Seduto. Aspetta, dammi. No, peggio di così ti si potrebbe soltanto appannare la visiera. Turn up the radio. Cosa? Turn up the radio. Niente, no. Tu ancora con le lingue, non l'hai fatto ancora un corso di inglese? No. Non so. Sai che significa? No. Alza la radio, la canzone di Madonna, Turn up the radio, turn up, e la gira proprio a queste parti. Michela, pensi che Madonna, una abruzzese che viene a girare a Mugello, il suo, come si chiama, LP? Turn up, sì, l'LP, l'LP di 30 anni fa, già fra, ma e come si chiama adesso? CD? Sì. Ops One Day? Ops One Day, cos'è? Cioè, di... Lezione sul Mugello, sai che esiste l'Alto Mugello, il Basso Mugello? Sai qual è la capitale? L'Alto Mugello che sta in Toscana? Barberino? Poi Mugello. Barberino? No. San Pietro a Sieve? No. Scarperia? No. Vaglia? No. Vicchio? No. Borgo San Lorenzo, che è anche la capitale del Liberty, Liberty. Sì. Dai, dai, andiamo a vederci il Liberty, un po' di Liberty, dai, dai. Ti accompagni da Via Richini a vedere il villino Liberty. Varichini, ha detto? Via Richini. Non te nata, no. Non da, non te nata, no. Richini. Davvero piacere di incontrarla. Buonasera, Patrizia, salve. Sono in cerca del Liberty, sì. E di venire. Penso che quello lo debba trovare sicuramente. Andiamo prego, a vedere, prego, si accomodi.
Che capolavoro! Insomma, meraviglioso. Sono i cimeli di famiglia, i gioielli di famiglia, diciamo. Che chini esistono da... Da tantissimo. Quante generazioni? Tantissime, addirittura il primo Pietro Alessio, e poi era figlio, non si sa da dove arrivava, risale alla fine dell'Ottocento. Ma l'attività ceramica è più di un secolo che esiste, quindi faccio un po' i suoi conti. E Galileo Chini sicuramente è stato l'esempio massimo della famiglia Chini, perché si è cimentato in tantissime arti: pittore, decoratore, scenografo, costumista, ceramista. E questo cartone lei vede proprio opera sua. Questo che cos'è? E questo è un cartone dello stabilimento termale di Salsomaggiore, un cartone in grandezza naturale. Ma lui ha fatto Salsomaggiore, le terme, davvero, tutte sì. Quelle vetrate meravigliose. Vetrate, decorazioni, gli inserti ceramici all'interno del marmo, insomma un lavoro estremamente certosino, a cui ha partecipato anche mio padre Augusto, e dicevano proprio che inserire questi pezzi regolari come la ceramica in questo marmo così esatto è stato un lavoro estremamente complesso e difficile. Vede, l'estremo realismo di questi pezzi risalgono alla fine dell'Ottocento, colori molto delicati, colori pastello, fine Ottocento. Questo era quindi Liberty della fine Ottocento, sì, poi sì. Si trasforma. E poi man mano, per esempio in questo piatto qui accanto, già si vede un'evoluzione rispetto al realismo del piatto più grande. In questo piatto vede la chioma dei capelli diventa motivo per fare queste volute dello sfondo. È una grande innovazione da parte di Galileo, per cui è famosa proprio a livello ceramico, è che la decorazione diventava motivo della forma. Vede questo vaso che le sta prendendo in mano? I fiori diventano motivo della forma. Vede, i boccioli escono dalla forma. Bellissimo. Infatti, è proprio per questo. Sono ninfee, si vedono le manocchie. Le ninfee, brava, proprio le ninfee. Galileo era il progettista, il disegnatore. Galileo disegnava. Disegnava e indicava sui disegni anche il colore che doveva essere utilizzato per la realizzazione. Mi interrompo, ma rimaniamo in tema perché le tazzine sono liberi, guarda, quindi. Che meraviglia! Ecco, ma queste l'avete sempre disegnate voi? Anche qui una grossa innovazione sempre di Galileo. Queste sono realizzate in gres, che era un prodotto che normalmente veniva utilizzato per le tubazioni oppure sì. per le tegole. Salve, buongiorno! Salve, buongiorno! Come ti chiami? Donatella Margheri. Tu sei di Borgo San Lorenzo? Sì, sono di Borgo San Lorenzo, di Vicchio, via diciamo. Donatella, per fare una fiorentina, quale carne prendi? Noi nel nostro ristorante usiamo il taglio della costata femmina. Ecco, la prima cosa è che sia femmina, quindi scottona. Femmina perché? Perché la carne di femmina che non abbia oltre Donatella, due anni. Devo intervenire su questo? Sì. La scottona è colei che non ha mai partorito. Esatto, sì, e non ha cambiato i denti. Ecco appunto, la scottona esatto. È quella. Perché? Perché è più tenera, è più saporita. Perché è più saporita? Perché è irrorata di grasso. Un'altra cosa che secondo me è fondamentale, io la carne la tiro fuori dal frigo delle ore prima, quindi che sia morbida, che sia aperta. A temperatura ambiente. A temperatura ambiente. Giusto, un altro poi, passaggio fondamentale. Sale e pepe alta, tre dita da uomo, quindi dentro se non la sali, secondo me sarebbe un po' sciocca, diciamo. Ecco, guardate però l'attenzione di Donatella, ha messo dell'acqua sotto, perché l'acqua non vada a deformare il pezzo sotto e possa rimanere in equilibrio, e con il calore che dà questa griglia è uniforme. Quanto tempo la devi tenere? Penso che grosso modo ci voglia 10 minuti per parte, se no diventa lessa. Cioè, bene, un bene. Errore che non va mai fatto, quella di stare a bucarla e a girarla in continuazione. Brava, adesso la rigiriamo così. Questa sì. È la costata, questa meravigliosa. Una volta fatta questa operazione, l'unica cosa bisognerebbe tenerla un po' sul tagliere, sì, in sì. modo che si a possa riposare, distribuire il sangue, calore, tutto quanto il sangue ritorna, perché quando nella griglia proprio pulsa, va al centro
penne tra il sangue e il centro. Metti degli aromi, metti del sale, metti del No, non mettiamo niente, mettiamo solo della guarnizione. Sei contrario a mettere, ecco, il rosmarino, mettono addirittura l'aceto tradizionale balsamico di Modica. No. Tu sei contraria? Io lo posso mettere, ma a parte, cioè, se è comunque consiglio di assaggiarlo olio? Così. Olio sì. Sì. Olio sì. Dai, olio facciamo vedere, facciamo sgorgare l'olio. Olio sì. L'olio a crudo va benissimo. L'olio a crudo? Sentite il profumo del rosmarino? Perché, esatto, il calore... Beh, è fortissima. Cioè, questo penso che sia uno dei più grandi mangiari della vita. Bistecca alla fiorentina. Una costata di scottona, olio, sale, pepe e rosmarino. I trucchi per una perfetta bistecca alla fiorentina sono: salate e pepate la carne, preferibilmente una costata, prima di metterla sulla griglia. Cuocetela circa 10 minuti per lato, evitando di girarla e bucarla con la forchetta. Lasciatela riposare alcuni minuti a fine cottura e servitela con un rametto di rosmarino e un giro d'olio a crudo. Per me a sangue, per favore. Un piccolo consiglio: ti tagli tutta l'uva bianca, te la togli con spaccata a metà, sì, te lavi bene, sì, ci metti un po' di rosmarino, l'uva, e la copri e la metti in marinatura, dopo calda. Accipicchia. La tiri fuori e tu sentirai che cosa mangi. Mi immagino. Mi immagino. Grazie, Donatella, ti do un bacio. Grazie, grazie ancora. Grazie. Veramente. La casa è prosciutto, questo, voglio fermarmi di qua, ti va? Devo fermare qui? Sì, sì, sì. Sì, mi è pure un po' di fame, l'anguerino. Un l'anguerino, sì, sì. Un po' di nuvole. Signora, perché si è messa in finestra? Perché si è messa in finestra? Io guardavo lei. A me guardavi? Oh, ciao, come stai? Stai bene? Dai, sì, ma... non è le dimagrito, eh? Signora. Entro prima io o prima tu? Caruccia questa botteguccia, mi piace. Anna, Anna, e che ci fai tu qua? Michela, ciao. Io bene, ciao. Ciao, ma dammi il bacio. Anche due. Ma che ci girate voi? No, tu che sei Sina Lunga che sta qua qui. Vabbè, la storia è lunga. La storia è lunga, sempre storia lunga. Lunga storia. No, io sono qua perché devo fare lo spettacolo qui stasera a Vicchio. Ah no, tu lo sai, qui siamo a Ponte a Vicchio. Sì, però io un po' di chilometri... Siamo nel Mugello, in questa terra sconfinata dove i pistoleri dettano legge. I pistoleri? Che fiume è questo? Questo qui è che lo domandi a me, insomma, io di Vicchio io. Si chiama Ponte Fiume Sieve. Allora è studiato. Lo sai, c'è un proverbio, come si dice? Si dice, se sieve non mesce, l'anno non cresce. Hai capito? Dammi 5. Bravo, questo non lo sapevo neanche io. Grazie, mi ha fatto fare una figuruccia tremenda, che non sapevo. Una figuruccia? Oh, ma sei proprio toscana. Sei proprio toscana. Sono proprio toscana di origine. Ma come sono questi toscani? Toscanacci. Sì, orsi. Diciamo che i toscani tra di loro sono tanto diversi. E poi c'è un detto, per esempio, sui fiorentini, nel resto della Toscana, che dice appunto pane e cipolla ma vestiti a modino. Ah, quindi tutta apparenza. Tutta apparenza. Ecco, vedi le scarpine, guarda, insomma, dire, avere sempre quel qualcosina che ci distingue dagli altri. Come posso dire io? Come, se, non c'è... se non c'è... Cioè, se si può dire in questa fascia oraria, no, dillo. I fagioli sono come gli amici, ti parlano sempre dietro. Che cavolo c'entra con toscani e fiorentini? Io questa non l'avevo mai sentita. Ma sei sicuro che è toscana questa? Sì, 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 davvero. Buongiorno. Salve. L'oste. Ciao, come stai? Bene, che piacere. Che ci suggerisci di mangiare? Ma se volessi... Un assaggino, un aperitivuccio. Un assaggino qualche soluminoso, tutta roba mussata. Di solito la milanese, no? Sì, sì. Ma no. Sì, pane prosciutto, dai. Prosciutto toscano e pane toscano, capo, ovviamente, e poi crostini. Un po' di vino, sì. Oh, ecco, guarda, si dice che a Toscana gli piace mangiare tantissimo e bere il vino buono. Crostini tipici. Wow. Fegatino, prosciutto, cosa se avete la bruschetta. Bello. Io ho fatto questa roba. Prosciutto e quello è la mia. Cos'è? Cosa ci hai portato? Questo che prosciutto è? Ti porto prosciutto toscano proprio di... Ascolta, ma i crostini è solo di fegatini? Solo di fegatini. Ecco, perché a seconda delle zone, che a Sina Lunga si fa con la milza anche e il fegatino. Franco, questo che salame è? È la sbisciolona. La sbisciolona è nata a Bivigliano, alla fine dell'Ottocento. C'è un po' di finocchio, carne di maiale, abbastanza grassa. E rimane sbiciolona perché rimane sempre morbida. Ma
qui chi arriva? Qui, di tutto. Ah, dai, dai, raccontaci un po' di personaggi. All'attore, al pilota, poi tutte persone. Scusa, Mentana si è visto mai qui? Sì, una volta è venuto con una piccolina mora. Mora. Senti, Franco, è un posto qua vicino dove possiamo andare? Da visitare? Sì. Ma c'è, qui c'è la famosa chiesa di Barbiana di Don Milani, ci sono degli scavi etruschi, poi c'è Vicchio, il paese di Vicchio. Mi ci porto io, a Vicchio mi ci porto c'è io, tanto devo andare a fare lo spettacolo, quindi... Oh, Franco, ma quando c'è passato Mentana qua, quanto tempo fa? Ma che ti prega? Un paio d'anni fa. Andiamo a Vicchio? Ragazzi, c'è un bicchiere solo. Ciao Franco. Arrivederci. Grazie Franco, grazie per le notizie. C'è un'aria d'arte qui, vero? Sì, si respira, ecco, ci sono anche le zanzare. Aspetta, non è... Bene, scusa. Scusa, Tra prosa e poesia, tra sacro e profano, tra liberty e costata, continua il nostro viaggio nel Mugello. Aspettatevene delle belle! Prendi una matita, prendi una matita, e disegna un lago azzurro. Buttaci i pensieri, tutti i dispiaceri, e sorridi al mondo intero. Sopra un verde prato, traccia il viso amato. Ma quelle scarpe, come te le invidio! Fanno pandanco la macchina, siamo a Vicchio. Tutta colorata e disegna cieli blu. Scusa, ma Vicchio quando nasce? Cioè questo paesino così... Non lo so, si chiederà all'assessore dopo, no? Proprio, ma proprio le date, ma sei puntiglioso. No, puntiglioso. Questo è il corso principale. Quando è nato Giotto, Vicchio non esisteva. Ma pare Giotto è nato a Vespignano. A Vespignano, non lo dire agli abitanti di Vicchio, che tutti ci tengono a dire che c'è nato Giotto. Invece è nato a Vespignano. Ancora Vicchio non esisteva. Quando poi è stato creato Vicchio, hanno cominciato a dire che Giotto era nato però qui. Sono passati altri artisti di qua. Sì, il Beato Angelico, il Cellini, il Carducci ci veniva in ferie. Cioè sì, però vedi, tutti questi paesi, Anna, prendono sempre il nome di colui che viene in ferie. Carducci, Giotto c'è nato, però cioè, ci sarà passato anche Garibaldi. Infatti in Engadina, sicuro, dove lui va in ferie, solito. C'è un paese che si chiama Vissani, perché ci va in ferie. C'è un'area d'arte qui, vero? Sì, si respira, ecco, ci sono anche le zanzare. Aspetta, non è... Bene, scusa. Scusa, beccata. Sì, allora, qui si chiama tutto Giotto. Ah, tutto Giotto, Piazza anche nomi? Piazza Giotto, ristorante Giotto, il bar Giotto. Tu scusa, reciti adesso? Al teatro Giotto, è tutto Giotto, qui è tutto Giotto. Ci fai una battuta al tuo spettacolo? Una dai. Battuta del mio dai, spettacolo? Dai, dai, fa ridere, sì. Mi hanno detto a far ridere. Fa ridere, così è l'impronta in questo momento. No, al far ridere già il fatto, il titolo, si intitola Caldane. Senti? Allora, questa qui dovrebbe essere il Punk Off Street Band. Qui c'è anche una tradizione di bande, eh? Qua a Vicchio? Qui a Vicchio, sì. La prima banda, credo, è stata fondata nel 1800. Bravi! 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 Chi è il capo? È lui, Dario Cecchini, il capo. Oh, ciao, chi buonasera. Io? No, sono un amico. Ah, un amico, perché mi sembravi Cecchini, sai? Sì, il nome è lo stesso. E sei tu che l'hai fondato questa band? Sì, poi noi siamo molto amici, diciamo l'idea l'ho avuta io, però loro sono venuti come con me. Come ti è venuta questa idea? Ma mi è venuta un po' per la musica che ho sempre ascoltato a casa mia, che era il funk, il jazz, soprattutto il jazz, e poi perché comunque, come tanti vicchiesi, vengo dalla banda e quindi ho voluto un po' riunire le mie radici italiane, vicchiesi, con quelle della musica che ho sempre amato. In più unirci anche il movimento per enfatizzare. Cioè voi allora suonate, mentre suonate... suonare marciando non è una grande innovazione. È suonare ballando in qualche maniera e suonando questa musica che è un mix tra funk, jazz, forse anche un po' di tradizione italiana.
E coinvolgendo anche il pubblico, ovviamente. Sì, il pubblico di solito si coinvolge. Per noi non è ma così... Ma viene naturale, no, muoversi con loro? Sì, beh, è normale. Però volevo sapere... Cioè, ma io penso che... Orecchiando la vostra musica, mi sembra di vedere le band americane che girano... Ma infatti la... Sì, quella di New Orleans. Sì, brava. Beh, New Orleans, appunto, venendo da una famiglia di appassionati di jazz, io l'ho respirato, l'ho vissuto. Dai, rifateci sentire qualcos'altro, ci bene. Piace, bello. Però bisogna marciare. Sì, sì, marciamo e torniamo. Però si marcia. Facciamo un altro pezzo nostro. Ciao Gianfranco. Dove vai? Alla Spo. Ma quale Spo? Spa. Lo sai, ti dico? Vuoi venire con me? Dove? A raccogliere le patate. No, non c'è da faticare, no. Io voglio andare a Villa Campestre. Dai, vieni a raccogliere con me la patata. No, la patata la lascio a te, io vado a Villa Campestre. Però tu scrivi sempre la campagna. La campagna, il zappare, la natura, raccogliere il mais, il grano, raccogliere le olive, la vendemmia. Adesso il profumo di vendemmia, di castagne, di porcini, di funghi. Ma senti il bosco, no? Come ti dà questa sensazione. Oh, quanto parli, Gianfranco, basta. Questa sensazione di muschio selvaggio. Voglio il caffè, ma mi fermo. Guarda, no, qua che ti ho preso. Ogni volta se questo caffè, offrimi il caffè. Guarda che ti ho preso un regalino. No. Guarda che ti ho regalato. Guarda che. L'apro. Porta monete. Lì, dove si fanno un cuoio. Carino, per soddisfici, carino. Ti piace? Molto carino. Anche il colore, un po' su questo bordeaux elegante, no? Molto carino, veramente mi ha emozionato. Però tu vieni con me a cavare le patate. No, io vado alla Spo. Buongiorno. Ciao Gianfranco! Ciao, ti ho portato la cassetta! Muoviti, abbassa sti reni! Senti, ma che produzione hai qui di mal di patate? Qui siamo a 300 metri di altezza, sì. Qui siamo nel cuore del Mugello, vedo che c'è tanta frutta, c'è un po' di tutto, le oche buone, quell'oca al forno con le patate. Buon. Questo è un appezzamento di circa mezz'ettaro, faranno massimo 100 quintali. 100 quintali. 200 quintali l'ettaro. Queste in particolar modo sono le gialle, sono la varietà Mona Lisa, poi c'è chi semina anche la varietà Almera e poi ci sono le bianche, la Kennebec. Queste gialle in particolar modo sono adatte per friggere e per farci tortelli di Mugello. Qui in particolar modo si fa una patata da agricoltura integrata, che non vengono date assenza di trattamenti diserbanti e moderate coltivazioni chimiche. Dovessero rimanere in casa, come facciamo per farle mettere? Le patate vanno messe al buio e possibilmente al fresco in una cantina. E pasta gialla o pasta bianca? Pasta bianca, la più pregiata è pasta bianca. Pasta perché bianca. È anche la più difficile a coltivare. Voi ci fate la gnocca o gnocchi? Gnocchi e tortelli di patate. Ciao. Scusa, chi è quello che baccaia? Questo è mio padre. Ma sempre così, eh? Vieni su con questo trattore, vieni su, che te lo faccio io come stai trattore. Guarda qua sto trattore. Lo porti te? Sì, lei. No, aspetta, però io vado via. Sì, vai via. Perché... Prova, vai. Sì. Ecco, bello, vai.
Salve Paolo. Oh, sera, ben arrivata. Grazie. Sono arrivata finalmente a questo famoso resort dell'olio. Me ne ha parlato una mia amica tantissimo. Dico, guarda, non puoi andare al Mugello e perderti in questo resort. Bene, di che si grazie. Tratta esattamente? Eh beh, è una villa campestre Olive Oil Resort. Perché Olive Oil Resort? Perché in qualche modo l'olivo è il punto di attrazione di questo luogo. E quante piante hai di olivo? Abbiamo circa 2000 olivi. E quante, che produzione avete di olio? Quanti ma circa 4 tonnellate. E guarda che spettacolo, e guarda Paolo, vabbè tu lo vedi tutti i giorni, ci sei abituato, meraviglioso. Ciao Gemma. Ciao, piacere Gemma. Ciao Michela, tua figlia. Sì, è mia figlia. Questa che cos'è? Beh, qui siamo davanti a una macchina che tiene conto delle tre criticità fondamentali dell'olio. Cioè, l'hai inventata tu questa macchina? L'ossigeno, sì, l'ossigeno, la temperatura e in qualche modo la luce. Proponiamo nel nostro ristorante una degustazione di oli attraverso tre tipologie completamente diverse. Abbiamo degli oli dalla Spagna, degli oli toscani e degli oli veneti. Questo è il primo olio. La prima cosa da fare... È perfetto il profumo, sembra proprio appena spremuto. La vero, prima cosa da fa questo fare. Effetto. Esatto. La nota olfattiva che io sento è erba tagliata, sei d'accordo? Sì, questa. Esatto. La degustazione consiste nel assaporare una piccolissima quantità di olio e nel ricercare il fruttato, l'amaro e il piccante tipico di tutti gli oli di grande eccellenza. Ma io so che qua si possono anche fare dei massaggi con questo olio. Molto piacevoli. Quindi voi proponete un massaggio in mezzo all'oliveta? In mezzo all'oliveta, esattamente. Il mio massaggio è occupato? No. Salve. Salve. Massaggiando con l'olio? Sto massaggiando con l'olio e c'è una combinazione di acidi grassi con vitamine A, E, K e D. E questo rende questo complesso, diciamo, un ottimo antietà. E inoltre bisogna considerare che l'olio è perfetto perché tra le sostanze lipidiche naturali è quello che ha la maggiore affinità con lo strato lipidico dell'epidermide. Che tipo di massaggio faccio? Rilassante. Rilassante. Allora ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo, volentieri. Grazie. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. Io sono venuto a vedere i tortelli. I tortelli, sto facendo. I tortelli di patate. Questo famoso cibo mugellano che tutti, diciamo, ecco. Reputano mio fammi padre vedere, fammi attiva. Vedere. Allora facciamo prima il sugo mentre che lui sta facendo. Samuele è partito e sta impastando la sfoglia, la pasta classica per ecco. Pasta fresca. E quante uova mette? Ah, io metto un etto di farina e un uovo. Con l'uovo di papera vengono meglio. Tu adesso fai un ragù. Facciamo il ragù perché la morte vera del tortello è nel ragù. Ancora meglio nel ragù di anatra. Bene, di anatra, ho pulito l'anatra, ho separato diciamo le cosce. Le cosce e le ali e il collo, sì. Le parti un po' più carnose. Nelle carcasse le ho messe dentro con dell'acqua, ho fatto un brodo. Andiamo avanti con l'olio. Olio, chiaramente. Se devi mettere l'olio, eh. Certamente, qui è la patria dell'olio, per cui io faccio tutto con l'olio. E partiamo brasando i pezzi dell'anatra, li possiamo mettere anche se. Sì. E poi dopo passiamo con gli odori. Oltre agli odori classici, li ho già tritati prima. Sono carota, cipolle e sedano. Carota, cipolle e sedano, chiaramente. Sì. A me piace, ma comunque ci sta molto bene nell'anatra, utilizzare le erbe aromatiche. Mi piace fare un mazzettino in maniera che dia soltanto i profumi. E quindi mettiamo alloro, un po' di pepolino e della salvia. È un bouquet garni. Perfetto, perfetto. Un bouquet garni. Quando ha preso un po' il colorino, sì, diciamo dorato, ci aggiungiamo il frutto.
e continuiamo a brasare, diciamo, il tutto. E ora quindi attendiamo che il tempo si sia un po' brunito e dorato un po' il tutto. Questo cos'è? Pace. Questa è sarebbe il petto, che appena è pronto il fondo di verdura aggiungiamo il petto macinato. E i fegatini? I fegatini li aggiungiamo insieme alla macinata e poi andranno poi battuti a coltello insieme alla carne. Ok, allora, qui sta continuando, sì. Il fuoco diciamo medio alto. Parliamo un attimo della patata. La fai saltare in padella? No, facciamo il fondo. Qui facciamo il fondo. Battutino di aglio e prezzemolo. E concentrato. Un gocciolino di concentrato. Vai. Una puntina appena. Non deve mai soffriggere, sudare. Basta proprio. Per insaporire il tutto. Certo, proprio per insaporire. Facciamo vedere il pieno. Allora. Scusa, fondo. Hai fatto sudare prezzemolo e aglio. E aglio. L'hai messo sudare. Sulle patate lessate precedentemente. L'hai passato al setaccio o allo schiacciapatate. Metti noce moscata. Ecco. Vai, fai questa lavorazione e fai come un impasto. Vai. Io intanto che voi finite lì metto sì, la carne, macinata. I pezzi macinati, il petto, poi vai, i maghetti, questo è il durello, il durello e il cuore. Con sì. Il cuore, sì, vai. E così insaporisce il tutto. Due peperoncini per chi gli piace leggermente. Il piccantino, bene. Sempre. Allora, puoi stendere. Quanto tempo di cottura per... Il tempo è abbastanza lungo, che sono minimo 2 ore. Scusa. Sfumiamo col vino. Ecco, sfumiamo col vino e dobbiamo far asciugare, attenzione, asciugare bene il vino, non questo si deve sentire il sapore agro, ma deve dare struttura a tutto il ragù. A questo punto inseriamo il pomodoro, vero? Vedo che hai tirato fuori il collo, i fegatini, la coscia. Abbiamo separato, diciamo, i pezzi con le ossa. E qui cosa andiamo a fare? Andiamo a separare la carne mantenendo anche un po' di pelle. Questo è un gusto un po' personale. Se l'abbiamo sgrassata bene prima l'anatra, secondo me possiamo anche tenerla. Se le persone magari vogliono un po' più delicato, sì, in questo momento si può levarla proprio la pelle. Una volta fatto quello, la inseriamo nel ragù. La inseriamo, la batte velocemente a coltello. Possiamo mettere i ravioli intanto. 4-5 minuti ed è pronta. Un rotolo di pasta sfoglia, 400 g di patate, un'anatra, prezzemolo, olio extravergine di oliva, aglio, noce moscata, carota, sedano, cipolla, erbe aromatiche, vino rosso, concentrato di pomodoro. Pulite l'anatra e tagliatela a pezzi. Aggiungete un bouquet di erbe aromatiche, sale, pepe e un trito di carota, sedano e cipolla. Soffriggete un battuto di aglio, prezzemolo e una punta di concentrato di pomodoro. Unite le patate schiacciate, grattate della noce moscata e impastate. Aggiungete al ragù il petto e i fegatini d'anatra, del peperoncino e lasciate cuocere per 2 ore circa. A fine cottura sfumate con vino rosso e aggiungete il pomodoro. Togliete i pezzi di anatra dalla pentola, separate la carne dalle ossa, battetela al coltello e aggiungeteli nuovamente al ragù. Stendete la pasta e farcitela con il ripieno di patate. Pullite i tortelli e mantecateli in padella con il ragù d'anatra. Vedrò di farmi il massaggio. Mamma mia, che meraviglia! Bello, poi mi è piaciuto proprio, sai, già fra sto viaggio. Questo bel finale, la campagna, i posti che abbiamo visto, il Rinascimento, Giotto. Ottimo cibo, fantastico, mi è piaciuto proprio. Poi non vedo l'ora di fare questo massaggio. Senti, Gianfranco, poi dove andiamo? Oh! Oh! Oh, Gianfranco! Dai, Michela! Ma che fai? Dai, andiamo! Dai, oh! Dai!
Ma che sta a fare? Ma che? Ma devo farmi il massaggio, eh! Dai, il massaggio!